Trasgressione, violenza e vandalismo nel centro storico di Teramo fenomeni del genere sono ormai la norma. Centinaia di giovanissimi si riuniscono dal primo pomeriggio in alcuni punti della città, principalmente Piazza Sant'Anna o Piazza Orsini, e lì, ubriachi o altro, si affrontano, minacciano, distruggono. Un crescendo di violenza che è arrivata al culmine ieri sera proprio davanti alla cattedrale. Intorno alle 19 un assembramento di ragazzi affollava Piazzorsini. Molti avevano la mascherina abbassata, bevevano alcolici, urlavano forte tra di loro. L'arrivo di una volante della polizia ha innescato attimi di pura follia. Gli agenti hanno inizialmente richiamato due giovani ad indossare la mascherina e a rispettare il distanziamento. In pochi secondi sono stati accerchiati dagli altri ragazzi, che hanno iniziato ad insultare e minacciare gli agenti. Qualcuno ha sferrato anche un pugno sulla macchina della volante e la situazione sembrava precipitare in rissa. Sono dovuti intervenire altre due pattuglie anche il questore di Teramo si è recato sul posto e un ragazzo è stato arrestato per resistenza pubblico ufficiale. La questura assicura che stanno lavorando per identificare le altre persone coinvolte attraverso le immagini delle videocamere di sorveglianza della zona. È uno spaccato sociale, che sembra quasi essersi aggravato con il lockdown. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità, infatti, il Covid ha fatto esplodere le dipendenze e i ragazzi sono a rischio alcolismo. L'aumento di alcol tra i giovanissimi sarebbe aumentato del 200%.